Benvenuti amici a questo nuovo appuntamento con la dritta e il risultato esatto. Dopo i tantissimi successi Fasti. e i ringraziamenti che ci sono arrivati di questo periodo, anche questa settimana, anche in questo turno di Serie A, analizziamo la partita che secondo noi è la più sicura a livello di segno di questo 17° turno di Serie A e il risultato esatto, un'altra partita studiata. L'ultimo risultato esatto, Milan Juve 1-3, quota 17, è entrato in maniera liscia, pulita, Inequivocabile. inequivocabilmente è entrato, bene così, contenti, ci avete ringraziato in tanti, è entrata la giocata del maestro sullo studio per la vittoria, quindi guardate anche il video dello studio per la vittoria, iscrivetevi al canale così almeno accendete le notifiche, la campanellina E così. siete sempre con noi, Così vi solo arriva quando. sempre la notifica della messa online dei nostri video. Ma veniamo a noi. La dritta di questa settimana è la prima partita del turno. Allora, siccome non ci ha Benevento-Atalanta. portato bene, perché è stata l'unica cosa che non abbiamo indovinato, cioè l'1x del Cagliari, ed era la Esatto. prima partita, noi vogliamo sfidare nuovamente Insistiamo. e andiamo sulla prima partita. Benevento-Atalanta, Sulla esatto. prima partita, non in questo caso l'1x, ma il gol più over. Gol più over e 2,5, quindi che faranno e segneranno entrambi. E ci saranno almeno tre gol Almeno nella tre partita. gol. Quota 1 e 1,90. 1,90. Quindi siamo lì sulla quota raddoppio. In questo caso ci focalizziamo solo su questo, non facciamo ambi cose varie, solo su questo, E che Benevento-Atalanta. ci ha portato fuori strada quest'ambo? Esatto, ci ha portato anche male un po', Sì. però ribadisco, come ho detto anche nel video dello studio, firmeremo tutte le settimane non per prendere il risultato esatto e quota e a 15, Anche una sola. anche soltanto una sola, perché Certo. comunque prendere Meglio una gol, quota 15 che una 2. appunto, esatto, quindi fondamentalmente ci stiamo, prime due giornate clamorose, perché Sì. i risultati parlano per noi, perché fondamentalmente io non mi ricordo pronostici, una quantità di pronostici così indovinati da quando ci conosco, No, cioè, stiamo in un periodo clamoroso, dai. periodo incredibile, e stiamo leggendo le partite, perché poi anche la lettura delle partite che è importante, stiamo leggendo le partite in maniera Sì, perché poi il veramente. risultato è variabile, dipende da tante cose, però l'andamento della partita più o meno lo stiamo Per azzeccando esempio, la scorsa settimana il risultato esatto non è entrato e avevamo il 3-0 del Torino sempre. Il a 3-1 il 3-1 del ne Torino ed è finita avevamo, 3-0, 3-0. quindi Cioè, comunque la partita, stavamo cioè, là. ieri la Juventus è uscita 3-1 e va bene, però avevamo, insomma, Sì, indicato più o meno bene come va, poi c'è come sarebbe andata la partita. un Poi palo, un pa rigore, esatto, un'espulsione. però parliamo sempre anche infatti di quote 17, 18, Cavolo. 19, quindi comunque quote veramente difficili, difficili per chi insomma pronostica, gioca e così insomma sa che le partite, già anche le quote a 1,30 si sbagliano, quindi Cavolo. figurarsi Guarda, quote. Napoli 1,20 era con lo Spezia. Esatto, Napoli, Insomma. parliamo proprio di cose clamorose. Qua subito gol. Spiegaci perché ti Allora, piace. l'Atalanta in 7 trasferte ha sempre preso un gol, tranne una volta, quindi comunque neanche deve sfatare il fatto che comunque ha sempre preso gol dalla squadra avversaria. L'avversario in questo momento si chiama Benevento. Benevento che sta bene, gioca bene, 21 punti, Anche rilassato adesso. gioca rilassato, gioca anche un buon calcio, perché comunque veramente devo fare i complimenti a Inzaghi, perché sta nella sua prima stagione in Serie A con il Benevento, sta veramente facendo vedere cose Anche perché se interessanti. leggi i nomi della squadra, insomma, Sì, non. Tuia, Fulon, Letizia, Sì, Schiattarella, sì. insomma, è Sta difficile, insomma. facendo veramente. E poi lo sta facendo giocando un gran calcio. È andata a Cagliari, si è trovata sotto in maniera sorprendente, perché comunque l'andamento della Maniera partita, occasionale, sì. maniera occasionale, da un calcio d'angolo. E niente, testa bassa, 2 minuti, 3 minuti, 2 gol E hanno avuto anche altre occasioni. e hanno portato a casa il risultato. Crediamo che questa partita la possa giocare ancora più spensierato, e affronta un'Atalanta che si è ripresa, viene da 2 vittorie schiaccianti, 2 partite dove ha fatto in casa 8 gol. 8 gol, partite che era favorita, perché era favorita, ma ha fatto 8 gol, Non è quindi mai facile. non sempre le squadre favorite vincono. Ha fatto 8 gol, è ritornata ai suoi livelli, gioca bene, sta tornando a macinare quel tipo di gioco. Vediamo una partita aperta, non può essere altrimenti, e gol e più over è da provare a tutti i costi.
Alla grande, sì, siamo molto confidenti su questa partita, mentre per il risultato esatto questa volta esageriamo, perché allora quest'anno abbiamo preso il 3-2 di Bologna-Cagliari, ricordo, il 3-1 adesso della Juventus. Siamo, abbiamo sfiorato il 3-1 di Parma-Torino e anche altri risultati, fini da 3-0, siamo andati molto vicini, sì. Questa volta andiamo, vado, perché il risultato esatto è di mia competenza, diciamolo. Vado sulla partita di Genova. Anche se deve sempre passare da un'autorizzazione, da una supervisione. Un lascia passare. Serve il lascia che, passare. Che è il sigillo di garanzia, insomma. Esatto, sui risultati, esatto. Benedirlo. Per comunque tranquillizzarli, che comunque esatto. Non è che tu da solo faccio automaticamente. No. Io ipotizzo, poi il maestro certifica. Esatto. Il risultato, con un timbro, bipimato, firmato. Bollino rosso. Bollino rosso. Quindi partita di Genova, Genoa-Bologna, ci suona un po' troppo alto questa quota del Genoa sfavorito in casa con il Bologna, Genoa che sta in un buon periodo di forma, insomma ha fatto per 4 punti nelle ultime 3 partite, perdendo solo 2-1 col Sassuolo all'ultimo, insomma. Calcolando che erano 2 trasferte e una partita in casa con la Lazio, insomma. Insomma, ottimo periodo, vado sul azzardo qui, lo dico, azzardo, 3-2 del Genoa. Vabbè, noi non diamo mai risultati banali. Quota 29. Sì. Stavolta proprio andiamo quasi il doppio dell'altro. Vogliamo esagerare, non ci vogliamo confermare, ci vogliamo superare. Esatto. 3-2 del Genoa, perché allora vediamo il Genoa troppo sfavorito e quindi i risultati sono ovviamente un po' drogati dalla quota dell'1. Un po' tossicodipendente. Esatto. Il Bologna viene da 2-2 con l'Udinese, quindi è una squadra che segna e subisce. Aveva fatto 2-2 con l'Atalanta, quindi una squadra 1-5 con la Roma. Una 5 gol presi in un tempo. Una squadra che prende tantissimi gol, infatti ha 29 gol subiti. Il Genoa 30, come gol fatti, il Bologna ne ha un po' di più, però come periodo viene meglio il Genoa. Vediamo un Genoa cazzuto questo periodo, possiamo dirlo, insomma un po' più convinto. Più compatto, più compatto. Ordinato in campo, il cambio allenatore sicuramente ha beneficiato. Quindi vediamo che il Bologna possa fare 1-2 gol, però il Genoa con Destro, Shumudorov, Scamacca che quando gioca fa bene, Ghiglione a destra che sta riprendendo un po' a sfornare assist, insomma vediamo che può veramente fare 2-3 gol anche se Scamacca non ha più segnato dal gol in Coppa Italia con la Sampdoria nel derby, sì, poi si è un po' fermato, è vero perché è subentrato poi Destro, sì. Destro che ha preso un buon ritmo, giocherà probabilmente questa riposato. Partita dal primo minuto riposato perché non ha giocato la partita di Reggio Emilia, quindi questo 3-2 ex anche non da poco, questo 3-2 a 29 ci stuzzica, ci piace tanto, è studiato ovviamente come risultato, poi il calcio è strano, però noi pensiamo che l'andamento possa essere a favore del Genoa, però con dei gol, quindi un 2-1, 3-2, 2-2, più o meno intorno a questo 4-2, non mi stupirei neanche che finisse 4-2, lo sai? Oddio, che il Genoa faccia 4 gol è azzardato veramente, però occhio, però comunque però noi ci focalizziamo su questo 3-2, quota 29, e confermiamo. Però ecco, vediamo una partita da gol e over e uno del Genoa, quindi insomma questo 29 ci stuzzicava veramente tanto. Speriamo possa entrare come il 3-1 della Juve a 17 preso solamente pochi giorni fa, quindi in bocca al lupo a tutti. Quindi dritta Benevento-Atalanta, gol più over, che ovviamente è la partita più sicura, quota ovviamente 1,90, più un po' più accessibile rispetto al risultato esatto, però la casualità vuole che pochi giorni fa abbiamo preso il risultato esatto e non la dritta, quindi firmeremo ogni settimana per più la giocata quota 15. Quindi ricordiamo Benevento-Atalanta gol più over, Genoa-Atalanta 3-2 per il Genoa-Bologna 3-2 per il Genoa. Guardate il video per lo studio per la vittoria, tutte le analisi di tutte le partite, fantacalcio più le due giocate del maestro, lì solamente in quel video avete tutti i mezzi per portare a casa un bel risultato bettistico. Speriamo veramente. Buona fortuna, incrociamo le dita e noi ci vediamo ovviamente per la prossima dritta risultato esatto fra pochi giorni. Ciao, ciao. Amici, ciao ciao.